Signori e signori, buongiorno. Oggi facciamo la ricetta dei fagioli secchi. Diciamo, li facciamo con la pasta oggi. Cosa ci occorre? Fagioli secchi che devono essere messi in ammollo minimo per 12 ore. Poi abbiamo bisogno di qualche pomodoro bello maturo, sedano, una carota, una bella cipolla, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. E a tavola non si invecchia mai, oggi faremo i fagioli. A dopo. E cominciamo a tagliare le nostre verdure. Cominciamo con la cipolla. La tagliamo, diciamo, in questo modo qua. Non deve essere né troppo fine, così grossolanamente. E voilà, e questa è la nostra cipolla. Poi prendiamo la nostra carota e la andiamo a tagliare. Ok, bene, anche la carota è stata fatta. Bene, il nostro sedano già è tagliato, prendiamo i pomodori e li tagliamo in quattro. Ecco fatto. Una volta che le verdure sono state tagliate, le andiamo a posizionare tutte quante dentro la nostra pentola. E ci vediamo dopo. Qua ci sono le fagioli, hai visto? Le fagioli già sono state, diciamo, sciacquate. Adesso le andiamo a mettere qui dentro. Vedete, già abbiamo messo tutto, il sedano, tutto, le carota, la pomodoro, cipolla. Andiamo ad aggiungere i nostri fagioli. E poi abbiamo acceso il nostro fornello. Andiamo a riempire di acqua fino a superare. Così devono coprire completamente i nostri fagioli e la lasciamo cuocere bella lentamente con tutti i suoi ingredienti e tutto. Ci vediamo dopo per il proseguimento del piatto. Quando siamo a questo livello, vedete che già i nostri fagioli cominciano a borlottare. Andiamo ad aggiungere un po' di pepe. Ecco, un po'. Di sale e un pochettino di olio extravergine di oliva. Già l'avevamo aggiunto un pochettino. Bene. E lasciamo ancora, adesso giriamo così. Io ho aggiunto anche un pochettino di concentrato di pomodoro per rendere più colorato ancora i nostri fagioli, un paio di cucchiaie di concentrato di pomodoro. E adesso aspettiamo a fine cottura, insomma ci mancheranno un'altra mezz'oretta e siamo pronti per andare. Intanto qua abbiamo messo dell'acqua a bollire, poi ci andiamo a mettere la pasta e riconteremo. Ci vediamo dopo. E cominciamo a tagliare le nostre verdure. Cominciamo con la cipolla, la tagliamo, diciamo, in questo modo qua. Non deve essere né troppo fine, così grossolanamente. E voilà. E questa è la nostra cipolla. Poi prendiamo la nostra carota e la andiamo a tagliare. Ok, bene, anche la carota è stata fatta. Bene, il nostro sedano già è tagliato. L'acqua bolle, abbiamo buttato la pasta, abbiamo messo questi ditaloni che si sposano bene con i nostri fagioli.
salata. Questa appena la pasta è cotta, andiamo a scolare un po' la pasta. Intanto qua i nostri fagioli sono a buon punto, un bel paio d'ore che stanno cuocendo a media temperatura, non troppo forte. Ci vediamo adesso quando è ora della nostra pasta. Abbiamo scolato l'acqua, adesso prendiamo i nostri fagioli e condiamo la pasta. Bene, ci vediamo per la prova della pasta. Eccolo qua, pasta e fagioli. Abbiamo messo questi ditaloni, adesso ci aggiungiamo un goccino di olio extravergine di oliva, poi ci mettiamo un po' di pepe. E voilà, siamo pronti per la prova dell'assaggio. Io un po' di acqua di cottura gliela lascio perché mi piace bella brodinosa, ma non ne sa. Com'è? Fagioli internazionali, adesso vediamo, caldi, appena usciti, le 2 ore e mezza si è atterrata. Internazionale. Buon pranzo a tutte. Adesso ci mettiamo un bicchierello di vino. E voilà. Buon pranzo a tutti, ci vediamo alla prossima video ricetta. Com'è? Vediamo. Ciao.